Perché è la prima e ultima volta che mi sentite parlare di guadagni veri e propri, e non perché voglio parlare di guadagni, ma perché se no non puoi fare proprio, non puoi trattare questo argomento. Ok, dobbiamo parlare dell'inculata. Ditemi che cosa ne pensate. Mi dovete dire che cosa ne pensate, perché provo a fare. Provo. Ciao Samu, grazie per i bittini, grazie per le sabbiette giftate, bello mio. Allora, esce un comunicato di Twitch, fatto dal capoccia di Twitch, esce un comunicato del CEO di Twitch. Parliamo di. Oh, stiamo a parlare di Twitch. Quindi stiamo parlando di pappa e ciccia con Amazon, stiamo parlando di un giro di uomini che sono tra gli uomini più famosi, cioè non più famosi, più ricchi del mondo. Ok? Dove praticamente che cosa viene detto? Viene detto che gli streamer che hanno. Allora, quando tu diventi partner di Twitch. Quando tu diventi partner di Twitch, firmi un accordo con Twitch, che può essere considerato un contratto, perché può essere considerato un contratto anche se poi, come gli italiani e come noi italiani immaginiamo i contratti, non ha a che fare nulla con un contratto del genere, perché non c'è firma, non c'è niente, non c'è completamente nulla. Quindi se tu poi devi andare a spiegare che cos'è il contratto di Twitch, non fai altro che scaricare un file PDF. Dove ci stanno scritte tutte le policy, tutto quanto quello che c'è scritto e come funziona Twitch, lo share revenue e via dicendo. E vabbè, certi streamer, e non è, questa non è una cosa nascosta, attenzione, non è una cosa nascosta, né tantomeno non vi dirò io di non farvi i calcoli a percentuali, perché io leggo ancora delle persone che dicono, beh, prendono metà delle sub, e quindi significa che se una sub la paghi 4 euro, io prendo 2 euro. Non funziona così. Primo, perché stiamo a parlare in dollari, secondo, perché ci stanno le trattenute, le ritenute, e poi c'è sta. Cioè, non è a percentuali, e soprattutto perché secondo me Twitch parla di certe percentuali, ma quelle percentuali non sono mai vere, perché ci si mette molto poco a farsi dei calcoli quando noi sappiamo bene come farli e per renderci conto che non ci stanno pagando quelle che dovrebbero essere le percentuali. Ma vabbè, quindi non è per niente nascosto il fatto che ci siano streamer a cui viene data alle volte uno share revenue del 70-30, ok? Quindi nel senso che i guadagni sulle sub, invece di essere 50 e 50, sono 70-30, che poi in realtà è quello che esiste da sempre su YouTube. Nel senso, su YouTube, quando uno fa la partner, con il network puoi decidere se c'hai il 70-30, l'80-20, il 90-10, il 95-5 e via dicendo. Dipende ovviamente se sei uno streamer, se sei una persona importante, se sei meno importante e via dicendo. Quindi sì, ma non piangere. Capocò, cioè io sono costretto a bannarte. Mi dispiace, Capocò. Vabbè, niente, ti sei preso il ban di Marco Evan. Cioè, io pur di non farmi bannare da un interista starei in silenzio. Vabbè, comunque. Quindi è una cosa normalissima. Meno normale sono i veri e propri contratti di Twitch, perché esiste anche chi ha il contratto vero e proprio di Twitch. Chi ha fatto con Twitch delle contrattazioni per avere tot guadagno con tot ore streamate annualmente. Quelle cose sono cose un po', diciamo così, strane, fatte da gente strana e losca, alle volte, per il più delle volte. Ok. Twitch dice che dal 70, che chi ha il 70-30, diciamo la top 500 mondiale di Twitch, mettete caso, la top 500 mondiale di Twitch, chi ha il 70-30, arrivati a 100.000 dollari guadagnati di sub, quindi solo sub, stiamo trattando le sub, il suo share revenue non, passa da essere 70-30, passa a essere 50-50. Quindi ci si smezza. Quindi diventa quello base. Ci metti 3 secondi a fa. A uscire da sta stanza da DTS. Ci metti 3 secondi a farti un calcolo e vedere che questa all'incirca è una perdita del 29. Io mi sono fatto un calcolo tra il 25 e il 30% del guadagno netto di uno streamer. Levati, facciamo quei 100.000 dollari dalle sub. Ok? Quindi è una perdita del 29% all'incirca.
che però viene, e qui viene la parte che mi fa girare il cazzo completamente, la parte che mi dà più fastidio, viene compensata, dice Twitch, in questa cosa, viene compensata da quello che stanno facendo adesso con le pubblicità, cioè che stanno facendo delle apposite campagne pubblicitarie dove le pubblicità pagano di più, c'è il 55% in più di guadagno delle pubblicità perché le pubblicità partono di più, c'è la possibilità di chiedere un fisso delle pubblicità mensile su Twitch, e loro ti dicono: tu i soldi che perdi da questa cosa che facciamo noi, perché noi siamo alla canna del gas, quando Twitch è alla canna del gas, non è che chi c'ha i capoccia di Twitch sono alla canna del gas. E il problema è che anche all'uomo più ricco del mondo gli gira il cazzo se c'hai un impero che sta in rosso. È questa la cosa. A tutti girerebbero il cazzo se c'hai un'azienda importantissima nel mondo che non riesce a fatturare quanto dovrebbe fatturare, no? Quindi dire Twitch è alla canna del gas è un po', diciamo, è un po' così, tra virgolette andrebbe detto. Loro te dicono: tu quei soldi che perdi li riguadagni dalle pubblicità. Il mio incentivo di questo mese, che mi hanno offerto, stranamente il mese in cui vi parte Olivia a stecca, era un quarto di quello che io ho guadagnato al 21 di settembre con le pubblicità. E in più, loro perché te stanno a di? Loro ti dicono: tranquillo che tu riguadagni, perché noi a chi te guarda gli sparamo le pubblicità ogni 2 minuti. Cioè, è follia. Cioè, ma io ti dovrei sputare negli occhi, ti dovrei sputare in faccia. Cioè, tu di dirmi a me una roba del genere per me è una cosa assurda, perché tu mi stai dicendo: ah, gli picchiamo in gola le pubblicità a chi te guarda, come se le persone quando gli partono 9 pubblicità de fila ogni 2 minuti di stream, se non c'hanno la sub, allora te se la guarda la stream. No, perché o te guarda una volta, due volte, tre volte, la quarta se ne va. Quindi non è che se tu riempi il tuo sito di pubblicità allora puoi dire che effettivamente ci stai ridando i soldi che ti prendi dividendo le percentuali di con le sub. È sbagliato. A me non mi interessa se c'ho 70-30 o 50-50 da tot. Sti cazzi di quello. È sbagliato il discorso. È folle. Cioè, la peggiori la piattaforma. La stai a peggiorare. Sto mese le stream non si possono guardare. C'è Amazon Prime. Tanti c'hanno Amazon Prime. Lo puoi usare, ti puoi sabbare gratuitamente, c'hai i soldi, usi i soldi per la stream, per la sub, e così non vedi le pubblicità, eccetera, eccetera. Ma non è il modo per andare a... Anche perché a me mi viene da pensare una cosa, perdonatemi, perché a me mi viene da pensare che tu mi dici: te rifaccio fare i soldi con le pubblicità perché te do la possibilità che le pubblicità ti pagano il 55% in più e te pagano e te do un fisso sulle pubblicità che tu puoi accettare. Così che se tu fai però più soldi delle pubblicità, dalle pubblicità del fisso, io quei soldi non te li do, perché tu ti sei accettato il fisso che almeno te fa stare tranquillo il mese e via dicendo. Però poi tu, il fisso che mi offri è 4 volte più piccolo di quello che guadagno io quel mese. Quindi tu praticamente mi vuoi inculare dicendo: mi accetta il mio incentivo delle pubblicità, così che poi io tutti i soldi che tu in realtà fai con le pubblicità, che sono molti di più dell'incentivo, me li prendo io. Processing, lo so ragazzi, ma è molto semplice da capire, cioè se ve lo risentite lo capite, è detto abbastanza bene, tranquillo, però è... Mi fa storcere la bocca perché, capito, secondo me nella vita in generale a nessuno gli piace essere trattato da coglione. Cioè, capito? Un conto è se te danno del coglione, un conto è se mi tratti da coglione. Se mi fai credere che io sono così stupido... È così. E stranamente, gente di cui si parlava, che c'aveva i contratti con Twitch, sta a streamare su YouTube. Vai a fare concorrenza a Ciccio Gamer, quindi? E il problema qual è?
al di là di qualsiasi cosa, torna su YouTube. Regà, tornare su YouTube significa riniziare di nuovo, un'altra volta, riporre le basi di nuovo in una community, eccetera, eccetera. E arrivato a un certo punto, uno non è che si è rotto il cazzo, lo può pure fare, ma non va più come in tempo. Cioè, è difficile ricrearsi una community, soprattutto se YouTube l'hai lasciato un po' da parte. Perché l'hai lasciato un po' da parte? Cioè, parlo per me, non parlo degli altri, non me ne frega un cazzo, ve lo dico per me. Nel senso, io, se mi dicessero ritorno a fare stream su YouTube, ci proverei? Assolutamente, ci proverei. Per rispetto mio, perché ci guadagno, e soprattutto per rispetto vostro, perché non oserei mai abbandonare così la gente a random. Cioè, deve essere una cosa piano piano che uno ci arriva a smettere di fare il proprio lavoro, secondo me. Secondo il mio, la mia visione, ecco. Però capite che è un po' così, un po' complicato.